Sono stati resi noti dal comando provinciale della Polizia di Chieti gli esiti dell'operazione All Inclusive, che ha consentito di individuare una vasta attività criminosa ad opera di soggetti foggiani che si avvalevano della collaborazione di persone residenti nell'area frentana e dell'Alto Vastese per commettere furti di ogni genere, anche su ordinazione, sia di autovetture sia nelle abitazioni dalle quali esportavano di tutto. Proprio da questa particolarità che prende il nome l'operazione All Inclusive, tutto compreso. Abbiamo accertato che in alcuni casi dei veicoli sono stati asportati perché richiesti. Abbiamo avuto un caso esemplare perché dopo qualche giorno dall'arresto avvenuto ad opera dei carabinieri della compagnia di Lanciano, una lancia libra, abbiamo recuperato una lancia libra e dopo qualche giorno sono tornati nella stessa zona per asportare una nuova lancia libra con le stesse caratteristiche, stesso colore. Si sono orientati verso gli istituti scolastici e in un caso hanno colpito, per fortuna siamo riusciti a recuperare il maltolto. Si trattava di computer che utilizzano i ragazzi, insomma è una cosa abbastanza grave, e poi abbiamo deciso di intervenire perché avrebbero poi sicuramente alzato il tiro. L'operazione ha consentito di ottenere i seguenti risultati: 4 ordini di custodia cautelare, dei quali uno da eseguire, un arresto in flagranza di reato per furto di auto operato nel corso delle indagini, 16 persone segnalate in stato di libertà, refurtiva varia recuperata.